Da 12 giorni l'aria di Como e di buona parte della Lombardia è irrespirabile. Le timide precipitazioni di sabato non sono bastate a cancellare la cappa di smog che intrappola la pianura padana. Pur in calo rispetto alla scorsa settimana, le polveri sottili restano alte nell'intera regione. Tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Sondrio, hanno fatto registrare ieri una concentrazione di PM10 oltre la soglia di guardia. Il limite è fissato a 50 microgrammi di polveri ogni metro cubo d'aria. Como ieri era a quota 65, Cantù 56. Solamente Erba era in regola con 31 microgrammi. Le limitazioni sugli Euro 3 diesel e sui riscaldamenti reintrodotti da Como non sono evidentemente sufficienti ad abbattere le polveri, poiché l'assenza di precipitazioni impedisce la dispersione del PM10. Clima secco e mancanza di pioggia influiscono però non solo sull'aria, ma anche sulle coltivazioni. Dalle province di Como, Lecco e Sondrio, Coldiretti segnala la presenza di processionarie, vermi urticanti negli alberi di pino, parassiti che di solito appaiono tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, mentre quest'anno, a gennaio, avrebbero già iniziato a infestare le coltivazioni. Sempre l'assenza di precipitazioni sta poi abbassando drasticamente il livello del lago di Como, che è al 10,6% di riempimento. Il livello idrometrico è 20 cm sotto lo zero, 40 in meno rispetto alla media stagionale, una quota così bassa da mettere a rischio la tenuta delle rive.